ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione flash di Futura. Un 16enne di origini tunisine è stato fermato con l'accusa di violenza sessuale. Avrebbe tentato di abusare di una donna nella villa comunale di Comiso, nel Ragusano. I fatti sono avvenuti lo scorso 23 maggio. Il giovane, dopo aver notato la donna, una 33enne, alla villa, ha iniziato a seguirla con insistenti avance sessuali per poi bloccarla e palpeggiarla. Provvidenziale l'intervento di un passante che è intervenuto in aiuto della donna, mettendo in fuga il giovane tunisino, che poco dopo la denuncia da parte della vittima è stato rintracciato dalla polizia e condotto nel centro di prima accoglienza di Catania. I carabinieri di Palagonia, dopo una lite all'ingresso di un bar di via Palermo tra due avventori, hanno denunciato due uomini di 25 e 39 anni per porto e detenzione abusiva di armi. Il primo deve rispondere anche di tentato omicidio, il secondo di furto aggravato. Il diverbio tra i due è sfociato in uno scontro fisico, culminato con una coltellata. In 40 erano accorsi per assistere ad uno spettacolo pirotecnico per strada nel quartiere San Giorgio a Catania, ma l'intervento della polizia lo ha bloccato. È accaduto ieri sera in via della Lucciola, dove gli agenti delle volanti hanno sequestrato quattro batterie di tubi monocolpo collegate tra loro con una miccia a rapida combustione illegale per un peso netto di materiale esplosivo pari a circa 2 kg. È stato necessario l'intervento del nucleo artificiale per mettere in sicurezza l'area. Cura, accoglienza, ascolto, sostegno e informazione per le neomamme e le loro famiglie. E questo è l'obiettivo del progetto intitolato Mamma non sei sola, a cura della dottoressa, educatrice e puericultrice Roberta Russo, in collaborazione con il Sesto Municipio di Catania. Un evento a sostegno delle future neomamme, pensato per essere vicini alle donne in uno dei periodi più felici e delicati della loro vita. Fine mandato, spero di consegnare una città migliore, un incipit carico di entusiasmo e buoni propositi, quello che questa mattina ha introdotto il lungo post pubblicato dal sindaco di Catania Enrico Trantino ad un anno dal suo insediamento a Palazzo degli Elefanti. Un anno di sfide e traguardi da raggiungere, raccontato con chiarezza e con un pizzico di ironia. Nel post Trantino non si sofferma sugli obiettivi raggiunti, ma ribadisce la necessità di stipulare un patto di collaborazione con i catanesi per raggiungere insieme i tanto agognati obiettivi comuni, i quali, sottolinea, non troveranno soluzione se non in un regime di collaborazione. In chiusura lo sport, nuovo allenatore, nuovo direttore sportivo sono gli obiettivi del Catania per cominciare a programmare la nuova stagione dopo l'eliminazione dei playoff di Lega Pro. Diversi nomi caldi che sussurra Radio Mercato, ma sembra proprio che la panchina sarà affidata all'ex Cesena toscano, mentre il ruolo delicatissimo di direttore sportivo dovrebbe andare a Daniele Faggiano, ex Trapani e Parma. Le ufficialità potrebbero già arrivare la prossima settimana. È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Futura Production è anche su Radio CRT. Sintonizzatevi sulla frequenza 94.4 per non perdervi i nostri programmi. Radio CRT, suona la vita.